I canali sotto i 100 iscritti non meritano considerazione. Prima di spiegare questo assunto, vi dico solo due cose, due informazioni di servizio. Una è che la rubrica quella sui viaggi non è spenta, semplicemente necessita di più tempo perché ci vorrei mettere le fotografie e durante la settimana praticamente non ce l'ho il tempo per stare a montare le fotografie, eccetera, eccetera, perché comunque non sono abilissimo nel montaggio. Però la domenica, che magari ho ozio nel letto, qualcosa proverò a fare, quindi se quella rubrica sui viaggi uscirà, uscirà di domenica. Per quanto riguarda invece la considerazione del titolo, vi spiego a cosa è legata. Come sapete, ho fatto un video dove ho sponsorizzato 7 youtuber e credo che sarà un video che farò alla fine di ogni mese. Questo per aiutare, secondo me, i progetti che sono validi, ma non è beneficenza, cioè non è che io faccio il buon samaritano che sponsorizzo chiunque. Io reputavo, reputo tuttora quei canali veramente, veramente, veramente forti, veramente, veramente buoni, con delle cose che meritano assolutamente di essere visti, ed è per questo che io l'ho sponsorizzato. Qualcuno mi è venuto a dire sotto al canale: ma tu devi andare alla ricerca di chi c'è tra iscritti o 5 iscritti, perché magari lì si nasconde il nuovo YouTube, il nuovo dell'imello. Per me questa è un argomento pretestuoso, come se io adesso, io o chiunque altro, dovesse andare alla ricerca proprio del canalino, deve andare a spulciarsi tutti. No, non funziona così. Su YouTube uno ci sta per passatempo, la sera magari si vuole vedere dei video, io vedo dei video, dei canali che mi piacciono e che ho scoperto. Non vado alla scoperta di canali di continuo da 3-5 iscritti, anche perché penso una cosa, come da titolo, che i canali che non hanno raggiunto nemmeno le 100 iscrizioni non siano meritevoli di considerazione. Almeno per questa rubrica, non che un canale da un iscritto non possa fare un video bello. Però cosa voglio dire con questa cosa? Io non mi metto di certo a sponsorizzare un canale che non è riuscito da solo a capire come funziona un attimo YouTube. Io, quando sono entrato su YouTube, tutti gli iscritti che ho, 1250, diciamo che c'è stato un ingranare del canale intorno agli 800, quando anche altri YouTuber hanno iniziato a parlare di me. Però a 800 ci sono arrivato da solo, ci sono arrivato perché guardando YouTube l'ho cercato di capire, e come l'ho capito io l'hanno capito tanti altri personaggi di YouTube che adesso stanno su 800, 900, 1700 iscritti, perché capiscono un attimo qual è il modo di fare collaborazioni con altri YouTuber, fare spam, no? Su Google Plus, su Twitter, trovare dei metodi per essere visti su questi social network, magari con un titolo un po' così, parlando di un argomento un po' particolare, magari partecipando ai contest che ci sono su YouTube. Tu, partecipando ai contest, ti metti in una vetrina. I contest servono a quello che lo fa, perché c'è un ritorno di immagine, ovviamente, ma il ritorno ce l'ha soprattutto a chi partecipa, ovviamente, perché se io faccio un contest e mi partecipano, guardate sì tanto, gli hanno partecipato almeno 20 persone, quelle persone vanno a vedere i video degli altri, un attimo il vostro canale gira. Se non avete capito delle cose così base di YouTube che non riuscite a promuovervi nemmeno da soli, avete un problema e sicuramente non saranno gli altri a fare il lavoro per voi, diciamo lavoro. Però se tu non sai, come dire, autopubblicizzarti in quello che fai, che io ti sponsorizzo, poi praticamente che succede? Che tu farai un video o rimarrai fisso con quelle iscrizioni lì perché pensi che poi succederà il miracolo. Il miracolo succede quando fai un video veramente fatto bene, che è condivisibile. Nemmeno tutti i video di YouTube fatti bene sono condivisibili su Facebook, perché magari sono cose che non interessano ad altri. Magari, ecco, puoi beccare un argomento, puoi col titolo attrarre un attimo il tuo canale, però se non sai fare queste cose, non riesci ad arrivarci, hai un problema. Un sacco di quegli youtuber che io ho sponsorizzato sono youtuber che girano su gruppi Facebook che parlano di YouTube, hanno fatto 2 più 2 e mi hanno detto: beh, non posso, visto che una grafica così penalizzante, visto che questa cosa qui è difficile, promuoversi, devo trovare un metodo. Queste persone si sono ingegnate e hanno trovato gruppi Facebook dove si parla di YouTube e dove, entrando in contatto con altri YouTuber, si hanno fatto vedere un attimo. Ma queste cose, ora ve le sto dicendo che possono essere utili, e vi parla un piccolo comunque, perché rispetto ai canaloni che ci sono su YouTube, vi parla un canale piccolo. Però a 800 io ci sono arrivato, e se ci sono arrivato io che nemmeno so fare un montaggio, immaginate chiunque altro lo sappia fare dove può arrivare. Poi
Magari io posso essere stato un po' più abile a aver visto come funziona YouTube, questo non lo nego, secondo me sono stato molto abile a tenerlo d'occhio, a capire un argomento dove mi potevo buttare, capire un attimo il tono da tenere, però sono cose che ci si deve arrivare da soli e nessuno sta a cercare il canalino da 2-3 iscritti che si nasconde il nuovo YouTube in quel canale da 2-3 iscritti. Se è vero, verrà fuori più tardi, no? Non sarò io andarla a cercare e nemmeno mi metto a vedere certi tipi di video che mi spammate in chat. Oh, guardami questo video. No, non funziona così. Tu fai, poi a un certo punto, quando uno si rende conto che almeno 2 più 2 lo sai fare, cioè che capisci che il tuo video non può campare della sponsorizzazione altrui, quella deve essere un'occasione di pubblicità per farti arrivare un po' di gente e poi devi saperla sfruttare quella gente che viene sul tuo canale. Perché se io adesso dico iscrivetevi qua, la gente viene, si iscrive perché magari l'ho detto io, non manco ti ho controllato il canale. Spero che non sia andata così per gli altri, ma ho visto che avete commentato i video, quindi l'avete visto sicuramente. Non è perché lo dico io, tu ti iscrivi, tu vedi le iscrizioni che ti arrivano e dici ah, ecco qua, questi vedranno i miei video. Non funziona così. Devi capire un attimo la persona da cui ti sono arrivati questi iscritti, come ci sono arrivati, se ti hanno commentato. Per esempio, mi ricordo che quando sul secondo canale mi pubblicizzò col sub for sub il buon mille accendini, mi si iscrissero una valanga di videogiocatori di videogiochi che quelli non hanno mai visto un video con ogni probabilità. E quindi che ho fatto? Un paio di volte ci ho buttato dentro un video di videogiochi per vedere un attimo se riuscivo a attirare quel pubblico che si era iscritto per il sub for sub, mettendo un titolo anche un po' provocatorio, no? Ecco, queste sono le cose che dovete capire. Sarete capaci di promuovere quello che riuscite a fare, a quel punto vi servirà, dopo quella fase lì che di aver capito come funziona YouTube, vi servirà una cosina in più, e quello potrei essere io, come potrebbe essere qualsiasi altro canale che c'è su YouTube a darvi una mano, a pubblicizzarvi meglio. Però, ecco, non andrò alla ricerca di due canali da 2-3 iscritti, a meno che non mi capitano sotto gli occhi per sbaglio, chissà, perché magari hanno partecipato a un contest, magari anche il mio, il same contest. Quindi capite tutte queste cose e ci vediamo alla prossima.